Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio nel percorso che ci porta verso il coro delle Stimmate. Oggi qui per raccontarvi la storia di Biagina che ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione, ci ha raccontato la sua storia. Una docente di religione cattolica da ormai 21 anni. Sono precaria, insegno da sempre a Modena. Ho visto la luce in quella terra meravigliosa che è la nostra Puglia, nel cuore del mio Salento, dove non mi è concesso tornare, nonostante le richieste di aiuto di chi di dovere. Il mio incontro con Padre Pio risale al 1998, quando sognai il frate in un ospedale che nel dialetto salentino mi disse di non aver paura. In realtà non vidi il suo volto, ma il saio, i guanti, i sandali. Non ci feci molto caso, provengo da una famiglia credente, racconta Biagina, praticante. La fede mi è stata trasmessa dalla nonna che recitava il Santo Rosario, tre rosari al giorno, dalla mia mamma che aveva un dono, il perdono, e che puntualmente alle 18 recitavano il Rosario. Dopo quell'incontro, il mio incontro con Padre Pio, la mamma scoprì di avere un nodulo al seno. Mio papà, 5 anni prima, aveva subito l'asportazione di un polmone per un male ormai in stadio avanzato, salvandosi. I medici pensarono che fosse una cisti innocua, ma il chirurgo, appena l'asportò, si accorse che non era purtroppo così. Ovviamente, dopo l'esperienza con papà, ero impaurita, sognai di nuovo Padre Pio che mi disse di essere serena. Purtroppo dopo l'esame istologico il chirurgo mi disse che era necessaria la mastectomia, a cui la mamma si sottopose e il giorno dell'intervento ero in ospedale da sola quando sento uno strano profumo di rose che non so descrivere, pensai proprio ad una suggestione. L'intervento andò bene, ma io non ho dato peso alle parole del padre. Finito tutto bene, la mamma è deceduta per età nel 2017. Lo sognai nuovamente e mi disse sempre in dialetto testuali parole: ti ho detto di stare tranquilla e tu non mi hai né ascoltato né creduto. Ora sappi che da questo momento in poi non ti lascerò mai sola, sarò la tua ombra.